Buona giornata e ben ritrovati in diretta con l'informazione di Udinese TV. C'è la cronaca in apertura con due gravi incendi divampati nel corso della notte in Friuli. Partiamo da Reana del Royale, dove attorno alle 3 il rogo è divampato all'interno del ristorante Al Mulino. Il tunnel d'ingresso del locale, realizzato in legno e in alluminio, ha preso fuoco, provocando danni ingenti alla struttura. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Udine che hanno lavorato a lungo per domare le fiamme. Da una prima verifica si potrebbe trattare di un incendio doloso. Il titolare del locale sarebbe già stato vittima di un gesto simile avvenuto in un'altra attività di sua proprietà. Sui fatti indagano i carabinieri della compagnia di Udine. Un altro incendio era divampato prima, attorno alle 23:30, in via Belgrado a Camino al Tagliamento, nel Medio Friuli. Ad andare a fuoco una legnaia. Sul posto, anche in questo caso, vigili del fuoco, volontari di Codroi, poi colleghi di Udine che hanno lavorato per spegnere le fiamme fino alle 3 del mattino. Nel pomeriggio di ieri, invece, c'è stata una sparatoria di fronte ad uno dei bar di Rejepka Ulica, una strada di Nova Gorica, all'esterno della piscina comunale della città. Lo riporta il Primorski. Secondo le prime notizie, sono state coinvolte diverse persone. La polizia è giunta sul posto attorno alle ore 17 e ha isolato l'area e chiuso la strada. Indagini in corso per capire i motivi della sparatoria e i protagonisti. I dati invece dei controlli delle forze dell'ordine nelle ultime 24 ore nel territorio di Trieste sono stati 561 i controlli effettuati dalle polizie, carabinieri, guardie di finanza, con 8 persone sanzionate, 6 le persone denunciate invece per altri reati, 146 gli esercizi commerciali controllati, in questo caso nessuna sanzione. La polizia di Trieste ha denunciato per danneggiamento un cittadino turco, classe 70, che ha dato calce alla carrozzeria di un bus della Trieste Trasporti in Piazza Libertà. È stato sanzionato amministrativamente anche per ubriachezza. Ed ora i dati epidemiologici per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia continuano a calare i numeri dei positivi e aumentano di pari passo anche i guariti. Le persone attualmente positive in Friuli Venezia Giulia, equivalenti alla somma degli ospedalizzati, dei clinicamente guariti e degli isolamenti domiciliari, è a quota 430, 6 in meno rispetto alla giornata di lunedì. In terapia intensiva rimane un solo paziente, quelli ricoverati in altri reparti sono 59, mentre non si sono registrati nuovi decessi nella giornata di ieri. Analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 3.251, 11 in più, tutti registrati nella zona del Pordenonese. I totalmente guariti invece ammontano a 2.492, i clinicamente guariti a 55, le persone in isolamento sono 315. E per aggiornare anche la situazione nella gestione di questa emergenza da parte degli ospedali, di quello di Udine in particolare, siamo in collegamento con la nostra Monica Nardini, che si trova all'esterno della Santa Maria della Misericordia di Udine, in compagnia del responsabile delle terapie intensive dell'ospedale udinese, Amato De Monte. Buongiorno Monica. Sì, buongiorno Davide, buongiorno ai nostri telespettatori. Mi trovo, come hai detto, proprio in compagnia del dottor De Monte perché volevamo anche fare un po' il punto rispetto alla sperimentazione dell'ozonoterapia. Sappiamo, l'avevamo lasciata anche con la richiesta di poter avviare una sperimentazione su scala nazionale, visti anche i buoni risultati che ha avuto l'utilizzo dell'ozonoterapia sui malati di Covid qui a Udine, e la richiesta fatta all'AIFA e al Comitato Etico dell'Istituto Spallanzani in tal senso. Dunque, che risposte sono state avute e quali sono stati i passaggi successivi? Allora, la risposta è stata che non serviva andare all'AIFA, allo Spallanzani, ma era sufficiente il Comitato Etico Regionale, che poi alla fine ha dato il suo parere e siamo partiti con lo studio. Studio che doveva essere inizialmente impiegato solo qui a Udine, però poi è stato esteso al resto d'Italia, perché c'era stata la richiesta anche di una trentina di ospedali d'Italia che volevano partecipare al nostro studio, facilitato dal fatto che il comitato etico regionale lo aveva già approvato, per cui avrebbe facilitato anche il percorso dei loro comitati etici. Attualmente siamo arrivati a circa una decina di ospedali, grossi ospedali da tutta Italia, che partecipano allo studio. Diciamo con piacere, dal punto di vista proprio del benessere sociale, della salute sociale, che abbiamo un po' di difficoltà a raccogliere i dati, perché ovviamente c'è stato il calo che tutti quanti ci auspichiamo.
Il vero auspicio sarebbe quello di non riuscire a completare lo studio, perché vorrebbe dire che la malattia è scomparsa. E però insomma continuiamo ugualmente ad arruolare i casi, non più qui in Friuli, perché ripeto, sapete tutti che sono ridotti i casi, ma dal resto d'Italia, da Torino, da Roma stanno arrivando i casi, e dagli altri ospedali che si sono poi aggiunti a questi ospedali. Perché l'ozonoterapia si è rivelata così vincente al momento anche qui a Udine? Ma si è rivelata vincente nel senso che ci ha consentito di evitare ricoveri in terapia intensiva nei momenti in cui i posti della terapia intensiva erano praticamente saturati. Tenga presente che quei pazienti con cui abbiamo fatto la prima comunicazione, almeno 8 di quei pazienti in situazioni normali avrebbero già dovuto essere in terapia intensiva. Trattandoli con l'ozono abbiamo migliorato la loro condizione, per cui non hanno avuto questo tipo di necessità, ed è stata una grande ci ha risolto proprio nel momento clou, ecco. Non è stata una terapia. Il vantaggio di aver fatto questa terapia è stato proprio quello di averlo fatto in maniera precoce, prima che entrasse, perché quando i pazienti sono in terapia intensiva il danno in questo caso era già consolidato e ci avrebbe dato meno, come in effetti è stato, meno soddisfazione. È vero, diciamo. Che è prevista un'ulteriore sperimentazione dell'ozonoterapia per altre tipologie di patologie? Questa era già approvata dal comitato etico adesso viene attivata e comincerà proprio la prossima settimana con un incontro anche in chirurgia col chirurgo vascolare, no, col dottor Frigatti, col dipartimento del dottor Frigatti, ed è fatto proprio per il trattamento con la stessa metodica, con lo stesso tipo di protocollo, molto più lungo però, per il trattamento delle ulcere, proprio le piaghe, che non sono suscettibili di trattamento chirurgico o di non responsive ai precedenti trattamenti farmacologici. A proposito di trattamenti anche farmacologici, si sta parlando molto anche della sperimentazione con l'ospedale di Udine dell'antivirale anti-ebola Remdesivir. Sì. Quindi è importante anche questo. È importante perché, diciamo, onore al merito del dottor Tascini, professor Tascini, con cui abbiamo avuto questa straordinaria sinergia per partire con l'ozono, ed è giusto che lui prosegua con le altre sperimentazioni con i farmaci che sono più abituali a lui. A noi sono più abituali i tubi e i respiratori, a lui più i farmaci. Dottore De Monte, un'ultima domanda. Quanto la preoccupa una possibile seconda ondata di coronavirus? Ma io penso, la preoccupazione c'è. Mentre prima, quando è arrivata la malattia, non era nota, adesso conosciamo un po' di più, siamo già più strutturalmente preparati. L'ospedale di Udine in un mese e mezzo ha preparato altri 10 posti letto di terapia intensiva che si aggiungono ai 28 già presenti, per cui siamo dal punto di vista proprio strutturale e organizzativo più pronti ad affrontare un eventuale secondo attacco, che speriamo non si verifichi. Speriamo veramente che non si verifichi. Grazie dottore. Davide, se non ci sono domande dallo studio, dall'ospedale di Udine è tutto. Grazie a Monica Nardini e al dottor Amato De Monte. Tra l'altro, proprio su quest'ultima questione, Monica, è intervenuto stamattina anche il direttore del Dipartimento Cardiovascolare dell'Azienda Sanitaria Universitario Giuliano Isontina, il primario appunto, che ha spiegato che stiamo lentamente tornando alla normalità, ma al momento è particolarmente delicato e dunque non possiamo abbassare la guardia, perché se è vero che probabilmente un certo grado di immunizzazione lo stiamo sviluppando, è anche vero che con una maggiore circolazione virale legata all'allentamento del lockdown e all'aumento dei ricoveri non prioritari è inevitabilmente calcolabile, e dunque se si vuole ridurre il rischio di una recrudescenza autunnale del virus, il senso civico delle persone, il rispetto delle regole saranno premesse maggiori per un'estate serena. Ora andiamo a dare un'occhiata agli aggiornamenti che arrivano dall'Italia e dal mondo, a partire dall'ANSA, che in primo piano racconta della scorta affidata al presidente e al governatore della Lombardia Fontana. La prefettura di Varese, come possiamo leggere, ha messo sotto scorta il presidente della regione. A segnalarlo oggi il quotidiano La Stampa. La misura è stata
decisa dopo che il clima attorno al governatore Lombardo si è fatto incandescente con due murales a Milano, cui viene apostrofato come assassino, e altre minacce ricevute dal web. A seguire Fontana, quindi adesso c'è anche un'auto di scorta con un agente che configura un provvedimento di quarto livello. Ricordiamo che nei giorni scorsi la scorta era stata affidata anche al vice ministro della Salute Sileri. Dall'Europa invece è la giornata del piano Marshall che verrà presentato dalla Commissione europea e dal commissario Ursula von der Leyen, un piano Marshall per risollevare l'economia dell'Unione, pronto, compreso a mobilitare oltre 2.000 miliardi nei prossimi 7 anni, queste sono le prime anticipazioni, cioè più del doppio del bilancio europeo tradizionale. Anche se la maggior parte dei fondi saranno disponibili a partire dal prossimo anno, già nel 2020 si riuscirà ad anticipare qualcosa di quel recovery fund che dovrebbe aggirarsi sui 500 miliardi. La von der Leyen ha cercato di accontentare tutti, chi voleva per lo più sovvenzioni a fondo perduto, gli stati del sud Europa, e chi invece aiuti solo in cambio di riforme, il nord Europa. Ci saranno entrambi gli aspetti, sperando che per i 27 sia una proposta accettabile a cui dare il via libera in tempi rapidi, perché i fondi potranno cominciare ad arrivare alle capitali solo dopo un accordo definitivo al Consiglio europeo. E dunque vedremo, alle 13.30 è prevista la conferenza di presentazione di questo piano Marshall. Tornando in Italia invece, tra le pieghe del decreto rilancio c'è anche una misura proposta dedicata alle donne, alle mamme in particolare, un bonus nello stipendio per le mamme che tornano al lavoro. Precisamente si tratta di un premio che potrebbe arrivare sino al 30% del salario. Andiamo a scoprirne di più. Istituire un incentivo per le madri che tornano al lavoro attraverso un premio pari fino al 30% del salario, cioè quanto riceve la lavoratrice se richiede il congedo parentale facoltativo. Perché la maggior parte delle mamme che torna al lavoro, il 30% dello stipendio che le veniva decurtato in maternità finisce per spenderlo per tate e babysitter, con la conseguenza che molte lasciano l'impiego per restare a casa. È solo una delle tante proposte contenute nel documento di Donne per un nuovo rinascimento, task force voluta dalla ministra per le pari opportunità Elena Bonetti e composta da 12 esperte per l'Italia post-Covid, perché ripartendo dalle donne e con le donne possiamo costruire un percorso inedito di crescita per il Paese. Si tratta di proposte concrete, come quella di promuovere un modello di banca di prossimità per le donne con l'istituzione di un conto corrente e strumenti finanziari gratuiti per ciascuna donna al compimento dei 18 anni di età. E se uno dei nodi che più impedisce alle mamme di lavorare e la scarsità di posti nei nidi, l'osservatorio propone la creazione di 100.000 posti in più in asili nido in 5 anni, da realizzare anche con l'aiuto dei privati, con l'incentivazione della microimprenditoria femminile e con il contributo del terzo settore. Nel frattempo, per venire incontro alle famiglie in difficoltà, il decreto ha anche rinviato una serie di scadenze: le rate della rottamazione a dicembre, i pagamenti delle cartelle fino ad agosto, stop ai pignoramenti già in atto sugli stipendi e sulle pensioni, ha messo anche il ritardo fino a 10 rate con dilazioni che per le rottamazioni decadute. I crediti della pubblica amministrazione invece prevedono pagamenti oltre 5.000 euro senza verifiche. Vediamo i dettagli dell'impegno dell'Agenzia delle Entrate. Il fisco tira il freno a mano e si allinea a quanto previsto dal decreto rilancio, che con l'obiettivo di lasciare più liquidità nelle tasche degli italiani rinvia una serie di scadenze perentorie. Innanzitutto le rate della rottamazione, c'è tempo ora fino a dicembre, i pagamenti da cartelle fino ad agosto, e ferma anche i pignoramenti già in atto su stipendi e pensioni, insomma una boccata d'ossigeno per molte famiglie ed imprese, ancora alle prese con la pandemia Covid. In sintesi, tra le novità annunciate dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, che ha pubblicato sul proprio sito internet le risposte alle domande più frequenti, arriva lo spostamento da fine maggio a fine agosto per la sospensione della notifica di nuove cartelle e dell'invio di altri atti della riscossione, compresi fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti. Più tempo anche per i pagamenti derivanti dalle cartelle, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all'agente della riscossione, in scadenza dall'8 marzo, che resteranno sospesi anche in questo caso fino al 31 agosto 2020 e da saldare entro il 30 settembre. Maggiore flessibilità infine per i versamenti delle rate previste per l'anno 2020 della rottamazione ter e del saldo e stralcio, che potranno essere effettuati entro il termine ultimo del 10 dicembre, senza perdere le agevolazioni previste e senza oneri aggiuntivi. Veniamo alla politica regionale. Si è riunita dalle 10 la 6ª commissione del Consiglio con l'ordine del giorno che prevede
l'esame ai sensi dell'articolo 124 bis del regolamento interno delle parti di competenza, ovvero le disposizioni in materia di autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie. Poi ci sono le disposizioni in materia di lavoro, formazione, famiglia e le disposizioni in materia di cooperazione che fanno capo al disegno di legge 93. C'è la previsione anche dell'audizione dell'assessore alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, politiche dell'immigrazione Roberti nell'ambito della sessione europea. Vietato toccare o accarezzare i piccoli di camosci, cervi o caprioli che in questo periodo dell'anno si possono incontrare nelle campagne per evitare di condannarli a morte. Capiamo il perché tramite le parole di Salvatore Salerno, coordinatore regionale delle guardie di Federcaccia. Può capitare, soprattutto in questo periodo, che passeggiando in campagna ci si impatta con i piccoli di capriolo, cervi o camosci. Vi invito quindi a non cedere alla tentazione di avvicinarvi a loro e di toccarli, perché la madre fiuta l'odore dell'uomo e li abbandona. Portandoli così a morte certa, vi consiglio quindi di cambiare tragitto qualora vi troviate in tale situazione. Nel caso in cui l'animale fosse ferito, non toccatelo e chiamate le persone preposte al recupero dell'animale, cioè il Corpo Forestale Regionale all'800-961-969 oppure le guardie venatorie della Federcaccia al 331-3504-109. Un'altra raccomandazione che vorrei farvvi è di tenere sempre il cane a guinzaglio nelle vostre passeggiate. Vi auguro una buona giornata dalla Vigilanza Federcaccia. Ed ora lo sport con l'Udinese che anche per la giornata odierna ha in previsione una doppia seduta di allenamento, una parte atletica al mattino, una tecnico-tattica al pomeriggio. Ci racconta il programma di giornata Lorenzo Pausa. Prosegue la preparazione dei bianconeri alla ripresa dell'attività dopo un lungo stop forzato. Doppia seduta nel programma odierno, con lavoro sulla forza al mattino e una sessione tecnico-tattica al pomeriggio, quando potrebbe esserci spazio anche per una prima breve sgambata in famiglia, ulteriore passo in avanti verso un auspicato ritorno alla normalità. Ieri invece la squadra è stata impegnata in un unico allenamento mattutino, suddiviso tra possesso palla ed esercitazioni mirate per ruolo. Primi giorni di lavoro collettivo che portano serenità al gruppo di Mister Gotti. Gli esiti negativi dei tamponi e i riscontri dei primi test atletici consentono di portare avanti con meno preoccupazioni la roadmap verso la ripresa del campionato, che proseguirà con una crescita molto graduale dei carichi di lavoro per ridurre al minimo il rischio di infortuni. Conto alla rovescia intanto per il vertice governo FIGC Lega di domani sera per conoscere data e formula di ripartenza della Serie A. Nell'ultima assemblea di Lega si è tornato a parlare dell'idea di tornare in campo con i recuperi della 25esima giornata, senza però giungere ad una conclusione definitiva. Sui diritti TV invece nessuno sconto dai club sull'ultima rata non versata dai broadcaster, mentre il ministro Spadafora è sempre al lavoro per proporre la trasmissione in chiaro delle partite a porte chiuse, superando il divieto della legge Melandri. E come ogni giorno ormai da oltre una settimana, anche oggi sulla Gazzetta dello Sport trovate la pagina dedicata all'Udinese, ai bianconeri. Tra gli spunti dell'edizione odierna c'è quello relativo alla lasagna, con l'articolo a firma di Francesco Veluzzi che racconta di un capitano bianconero tra Udinese e Azzurro, gli due obiettivi del gran finale. Pozzo lo ha esaltato, spera sia lui il nuovo di Natale, ma deve essere più concreto al tiro. E poi di spalla c'è anche un punto sul mercato con il direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino che fa il prezzo, il valore di De Paul supera i 35 milioni di euro. Dalla Gazzetta dello Sport approfittiamo anche per ricordarvi l'appuntamento di stasera per gli speciali del TG con Francesco Pezzella. Si parlerà dell'altra faccia della medaglia, con la crisi che ha spostato gli equilibri e gli interessi finanziari creando nuove opportunità per risparmio e investimenti. Se ne parlerà stasera dalle ore 21 su Udinese TV con tanti ospiti in collegamento. Noi ci congediamo, vi lasciamo le previsioni meteo dell'Osmer Arpa per la giornata e i prossimi giorni. L'appuntamento con l'informazione ritorna in diretta alle 12, a più tardi. Buona giornata e ben ritrovati. Condizioni di bel tempo stamattina sulla regione, ma anche su gran parte dell'Europa. Abbiamo aria secca con correnti da nord-est e aria piuttosto fresca che però nel pomeriggio appunto potrebbe
dare origine a un po' di instabilità. La giornata di oggi sarà comunque migliore rispetto a quella di ieri, dove l'instabilità è stata più diffusa con frequenti rovesci e temporali. Quindi una giornata un po' più tranquilla, però pomeriggio lo stesso qualche nuvola in più. Potrebbe esserci qualche locale pioggia sulle Prealpi, ma la probabilità oggi è piuttosto bassa. Per quanto riguarda invece la giornata di domani, giovedì, avremo della maggiore nuvolosità, quindi un tempo di nuovo più instabile. Arriva un fronte dal nord Europa veloce che interessa la regione, porterà appunto variabilità, tratti appunto maggiore nuvolosità, e nuovamente domani saranno più probabili dei rovesci, forse anche qualche temporale, quindi anche qua un po' a macchia di leopardo, come è successo ieri, un po' qua un po' là, potrebbero esserci delle piogge sparse. Condizioni direi simili anche nella giornata di venerdì, sempre con un po' di instabilità e nuvolosità variabile. Venerdì poi comincerà di nuovo a soffiare un po' di borino sulla costa e sulle zone orientali. L'aria resta fresca, temperature massime oggi sono 23-24 gradi, domani intorno ai 22, quindi valori un po' sotto la media del periodo.